Buongiorno, che possiate prosperare in ogni cosa, soprattutto nella grazia e pace del nostro Signore. Quest'oggi il passo su cui rifletteremo si trova nel libro del profeta Isaia. Prima di leggerlo, invochiamo la guida del Signore. Caro buon Padre, grazie che ci dai ogni cosa di cui abbiamo realmente bisogno. Essendo limitati dal peccato, veniamo a te in quest'ora per chiedere che il tuo Santo Spirito tocchi le nostre menti e i nostri cuori, per ben disporli all'ascolto della tua parola e per guidarci a conoscerti e a scegliere ciò che è bene per noi. Purificaci e fortifica la nostra fede in te, affinché ti glorifichiamo già da ora. Tutto questo lo rimettiamo nelle mani del nostro Salvatore Gesù, che intercede per noi. Amen. Apriamo ora la Bibbia in Isaia il capitolo 42, il versetto 6. Io, l'Eterno, ti ho chiamato secondo giustizia, e ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò l'alleanza del popolo e la luce delle nazioni. Questo capitolo è intitolato Il servo del Signore. In esso si parla di cosa farà il Messia, e tutto il capitolo è pieno di versetti con promesse una più bella dell'altra, che vi invito ad andare a leggervi quando avete un po' di tempo. Soffermiamoci però sul versetto 6. In esso è posta l'attenzione sulla giustizia dell'Eterno, che si riversa sul Messia, in quanto ne viene sostenuto e custodito da essa, e poi sul fatto che il Messia sarebbe diventato l'alleanza del popolo e la luce delle nazioni. Sul primo punto possiamo dire che Gesù era ed è il Messia. Egli era pienamente Dio e pienamente uomo. È una cosa difficile da comprendere fino in fondo per noi, ma scegliendo di incarnarsi, il Figlio di Dio ha di fatto scelto di autolimitare i suoi poteri, le sue capacità divine. Fintanto che fu sulla terra, egli non usò questa sua superiorità se non per salvare gli uomini che quotidianamente incontrava. Ogni giorno aveva bisogno di un momento di comunione col Padre per sapere cosa fare e per esserne sostenuto e fortificato e per conoscere la sua volontà, perché come uomo era limitato. Fin dalla nascita vi sono stati segni che confermavano ai genitori terreni di Gesù che egli sarebbe stato chiamato Figlio dell'Altissimo, che avrebbe avuto un regno che non ha mai fine, che egli era la salvezza di Israele preparata dinanzi ai popoli per essere luce da illuminare le genti. Queste cose venivano serbate nel cuore di sua madre e poi, anche se non ne comprendeva il modo in cui si sarebbe svolta la missione terrena del figlio, lei le ha insegnate al fanciullo. Egli crescendo ne prese via via conoscenza, però aspettò con sottomissione il momento stabilito per l'inizio del suo ministero. Riguardo il secondo punto, cioè il Messia come luce delle nazioni, possiamo dire che già Simeone, uomo giusto che aspettava il Cristo, quando Gesù fu portato per essere presentato al Tempio all'età di 8 giorni, disse di questo bambino che egli era la luce per illuminare le genti. Più tardi, Gesù stesso si definì luce. Leggiamo in Giovanni, capitolo 8, versetto 12. Gesù dice: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». E in Giovanni, al capitolo 12, versetto 46, dichiara: «Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre». Tutta la vita di Gesù, anche la sua infanzia, è il nostro esempio per giovani, adulti e vecchi. Egli ci ha mostrato che è possibile camminare con Dio anche nelle attività ordinarie e più umili. Come Gesù si rafforzava nella comunione con Dio e si sviluppava tramite la preghiera, così anche noi potremo riscoprire l'armonia con l'Eterno allo stesso modo e diventare a nostra volta delle luci per il Signore. Gesù disse in Matteo, al capitolo 5, i versetti dal 14 al 16: «Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Che tutti
possiamo riflettere la luce di Gesù nelle nostre vite e portare l'Evangelo del Regno in ogni angolo affinché il suo ritorno possa avvenire presto. Così potremo stare tutti insieme nella Nuova Gerusalemme, una città la quale, si dice in Apocalisse 21:23, non ha bisogno del sole né della luna che risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello il suo luminare, e le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce. Aspettando quel momento in cui risplenderà quella luce gloriosa, vi auguro una buona giornata nel Signore.